Buonasera a tutti, bentornati a Scienza Show, diciassettesima puntata. Insomma, ogni giorno qua corriamo grazie a Alberto Crivi e a tantissimi amici, tra cui Teodoro Gheorgadis dell'Ibe dell CNR. Oggi l'ho detta giusta che viene a ritrovarci qui per parlarci di Artico, quindi Polo Nord, nel quale si è aperto un buco, il famoso buco dello Zono, mentre al Sud ci si è ristretto il buco, mi viene da dire. Allora, passiamo subito a due notiziole, ce le, ce le spariamo subito, allora questa ci facciamo due risate. Ecco, questa è la famosa panchina covid di Ikea, ispirata al distanziamento fisico. Questi si sono inventati questa storia, però va da sé che è uno scherzo, è, è uno scherzo che ci possiamo permettere solo a, a scienza show. Invece una cosina un pochino più seria è sempre il nostro Trump fa qualche guaietto ogni tanto, eh? Eh, perché questa è la notizia che praticamente l'intelligence americana ha avviato un'indagine sui laboratori di Wan. perché si ipotizza che forse da quei laboratori è scappato non si capisce come se con stampelle sulla macchinetta eh, su qualche aereo il, il nostro SARS-CoV-2 e che poi ha combinato dei guai. Questa è una cosa che abbiamo già affrontato sia col professor Clivio eh, sia con eh, anche Mirella Vivoli, che è una che in questi laboratori di sicurezza dove ci stanno questi eh, super virus eh, chiusi, ci ha lavorato ed è, sono eh, diciamo, super sicuri almeno dovrebbero esserlo. Perché finché non si chi è che ci aveva detto più belli oggi. Uno dei, uno dei nostri cari amici ricercatori di eh, Cittadini Uniti per la Scienza, che finché non si violano le leggi della fisica, eh, le cose sono, possono sempre accadere, quindi potrebbe anche scappare in qualche maniera, come non si sa, un, un virus da un super laboratorio super protetto. Allora, questa ce la siamo tolta, io direi di, di dare il benvenuto al carissimo amico Alberto Clivio, che dopo i bagordi del compleanno... Eh, <ride> locali, locali, sesso droghe rock and roll, penso? che no? in questo periodo si possono fare. Come stai, no, Alberto? No, siamo, ancor siamo ancora in quarantena obbligatoria, no, eh, non, con... obbliga non più obbligatoria, volontaria. volontaria ah, adesso. Però c'è sempre... lunedì c'è il coprifuoco, sempre. Uh, uh, sì, c'è ancora il coprifuoco notturno, però però la quarantena è volontaria, non è più obbligatoria. Okay. Senti, almeno piaciuta... in, questo, in questo quartiere diciamo, in questo quartiere di Santiago ok, senti, ma ti è piaciuta la panchina covid dell'Ikea? <ride> bellissima, eh, ma come si chiama esattamente? perché COVID. loro hanno dei nomi COVID, molto strani un modello covid, che suona molto ah, ah, sì, sì, che sono svedesi, loro. lo suona molto svedese sì, sì certo, no, è che eh. di solito hanno dei nomi stranissimi, molto, molto suggestivi senti, invece eh... un commento su questa iniziativa di Trump l'intelligence... Statunitense che vuol, vuole intagare sui laboratori cinesi, ah, c'è un'intelligence? Sì, sì, uh. <ride> però non lo sappiamo. si suppone sì. eh, da quelle no, parti, no, non, è no, è no, no, non è che si sia molto intelligenti. Non, non mi ero accorto ultimamente che ci fosse eh, molta intelligence al, 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 <ride> da parti. Diciamo, al top della gerarchia politica, <ride> continuo, eh, continuo. <ride> Senti, quindi considerazioni volanti su questa storia la dei super laboratori vabbè. protetti. Possono uh, scappare, non possono scappare questi, questi virus? Come, come funziona? Abbiamo già parlato. Ma non è quello, non è quello il problema, è che non, non, bisogna dimostrarlo. Certo, ce cioè, lo siamo detti tante volte, certo. Sì, bisogna sì. dimostrarlo e, e quindi... Uh, però capisco che in questo momento uh, le preoccupazioni, diciamo, della della gerarchia, l'alta gerarchia politica americana siano piuttosto quella di novembre e che quindi c'è una possibile rielezione in corso e quindi si cerca di eh, sviare l'attenzione dei, dei votanti diciamo con eh, da delle responsabilità chiarissime nel senso che eh, è più facile dare la colpa a qualcuno che, che prendersi le proprie responsabilità è dire ho sbagliato a minimizzare all'inizio e quindi eh, certo. è per questo che sta attaccando anche l'OMS sta attaccando eh, la Cina sta facendo cose Beh, allora, i numeri tutti devono ammettere i il proprio tanti, eh? sì. e e eh, certo. a è vero che è grande l'America però certo. si comincia a sentire la bottarella eh, prima Ovvio. ci scherzavano e eh, quindi deve giustificare a qualcuno deve dare la colpa eh sì. Qualcuno deve dare la eh sì. e quindi se vabbè, è... però non voglio fare il complottista. Io, diciamo no, però no, no. no va eh... bene, va bene. Se lo dimostrano, eh, certo ce ne faremo una eh. ragione, no però <ride> ne parleremo no qui. Sì, sì, <ride> ma, ma se c'è, ci sono dei re responsabili eh, che, faccia, che si faccia un'indagine tranquilli, cioè, non è un problema. però certo. che non venga usato questo e che si ferma lì tutto solo perché fa comodo per novembre, insomma, quindi, ah, certo. Eh, sono... senti domande rispetto <ride> a ieri al punto di ieri c'è stata uh, qualche domanda in privato qualcuno ti ha fatto domande in privato oppure nella chat qualcosa di notevole che vogliamo sai, discutere prima sai, di andare... sai, che, sai che non uh, uh, ieri sono stato poi quando, quando abbiamo smesso la diretta uh, ho cominciato a suonare il telefono e, e ho passato tutto il giorno al telefono perché per me quando finisce la diretta sono le due e mezza del pomeriggio sì. E, e, e dopodiché praticamente eh, mi, sono, diciamo, mi sono dedicato alla mia famiglia e, e, e a rispondere agli amici e più, che, più che andare a vedere le domande non ho avuto molto tempo anche perché volevo preparare ieri sera eh, questa cosa di oggi e quindi, mh, però non, ho, non mi sembra che ci fossero delle domande particolari su, sulla, sulla cosa di ieri non so se a te è arrivato qualcosa No, devo dire la verità, no. Ah. Questa, forse sono un po' stanchi i giovanotti eh? e anche questa quarantena che, quanti giorni sono, poi non, non mi ricordo, sono tanti. Quar eh, quanti, sì. Da quando è iniziata? Sai che non mi ricordo, quando è iniziata questa storia? Beh, la in Italia, iniziata, in, in Italia eh, i primi casi sono del 20 di, di, di febbraio. Ok. E però le, le decisioni di cominciare a chiudere mi sembra che siano state prese eh, un po' tardi cioè a metà marzo ok senti, io però racconto comunque una... sia un mese certo. comunque sia un mese senti <ride> domani non avremo davide tossi perché ha un impegno in tv e noi siamo contentissimi ah, okay. però poi ci manderà le schede noi lo salutiamo ciao caro davide eh, domani certo, Oddio, ciao, dopo vi dico no ve lo dico subito dove sarà domani davide allora, allora facciamogli pubblicità, Davide. Sarà, sarà su Espansione TV, cavale, canale 19 del digitale terrestre. Quindi ce lo andiamo a vedere. Okay. Se però è insieme a Scienza Show, non ce lo andiamo a vedere. <ride> okay, L'importante li sì, è che non vada a Sky TG24 dove dove hanno detto stamattina che è morto purtroppo, diciamo, è morto eh, Luis Sepulveda, che è un grande scrittore cileno, sì. dicendo che era l'autore di Cent'anni di solitudine cioè, è veramente incredibile incredibile, ah, incredibile. Mitico, mitico questo è da, veramente la storia secondo Fazzesco. me si servono, si servono dalla stessa agenzia di Libero mamma mia, allora invece io devo, devo eh, purtroppo non è che vogliamo fare qui la conta no, di no, però se ne è andato via anche lì konitz grande sì. sassofanista certo. grandi dischi con Miles davis eh, e lì sì. konitz eh, io lo ricordo molto bene anche per, per il fatto che sono appassionato di batteria ho un disco sì. con lì konitz più un batterista famoso Paul Motion in duo sì. in duo batteria Aspetta. io ho queste fisse con la batteria la batteria solista è il mio uh, la mia passione ah, più, ah, più grande. Allora, bellissimo. detto questo io voglio svelare una cosa strana che è successa ieri sera a me e a Clidio. Caro Teo, ascolta io e Clio ah. eravamo a letto <ride> separatamente, lui in, Se in Cile, Cil io a casa mia <ride> e, e lui stava leggendo mi, mi ha detto, mi ha mandato un messaggio ha detto, ah bellissimo, sto leggendo il libro di Herman S il, il, il gioco delle perle di vetro io gli ho mandato una fotina, perché? sul mio comodino che cosa c'è? il gioco delle pelle di vetro di Herman S. cioè io e il caro prof siamo fratelli in questo libro che ci abbiamo entrambi contemporaneamente sullo stesso comodino cioè non è scienza però qualche napoletano dice io non ci credo però, però prendo le mie precauzioni eh, noi non ci crediamo e va bene così allora, di che cosa si parla oggi, caro Clivio, a Covid alle 19? Oggi, oggi ho pensato che sarebbe stato importante eh, prendere un drone, diciamo, e eh, allontanarci un po', alzarci un po' e osservare il Covid-19 un pochino dall'alto, perché mi sono accorto che abbiamo sempre eh, eh, analizzato ogni tipo di novità, diciamo. Eh, calandoci nei dettagli senza avere un'immagine completa certo. complessiva certo. ok e quindi mi sembra importante perché, perché così magari chi, chi ci segue diciamo avrà perso un po' un punto di vista è un po' come certo. essere depositati in una città in un, in un angolino di una città e non sappiamo come sia fatta non abbiamo nessun punto di riferimento sì, è una parola vede per vedere da, da sopra come delle aquile perché poi al clivio è un'aquila sì. un rapace che cerca sempre no. il virus da, da tutte la, le altezze come occhi, occhi notri essere... eh, va bene va bene come, come artigli come aggressività sì, uh, sì, acume sì, sì. mentale ecco aggressività sì. mentale detto questo <ride> eh, niente va bene quindi ci darai questa panoramica sulle sì. possibili terapie certo. uh, per curare questa malattia infettiva certo. Che si chiama Covid-19. Ricordiamoci che il Covid-19 solo... non è il virus, ma è la malattia. Certo, quindi perché solo avendo, la... solo, avendo solo avendo un'immagine complessiva diciamo, del fenomeno, noi possiamo sì. identificare quelli che sono le, i punti e le strategie terapeutiche con cui colpire, diciamo, eh, i punti precisi. E quindi avere un'idea, noi e dare un'idea a chi ci segue. Ok, allora ricorda a tutti, rimanete perché. Tra un po' arriva Clivio e sappiamo chi è. Arriva Teodoro Georgadis e sappiamo ormai chi è. Questa, questa trasmissione ha il meglio del meglio, ma arriverà anche una persona, caro Clivio. Ah. Noi ci stiamo ammazzando. Ieri abbiamo fatto sapere pure alle, a chi ci segue che forse dai cani e dai bovini potrebbe venire arrivare un aiuto a, per un possibile vaccino. È un'idea più di Sartini, forse un po' anche di Clivio, ci crede anche Clivio un pochino. Noi ci speriamo, mettiamoci questa speranza perché, giustamente, come mi dicevi ieri sera, la gente è innamorata di questo posto, non solo perché si parla di cose serie, ma perché c'è anche quella leggerezza, sempre sì. rigorosamente scientifica, cioè. che ci consente di affrontare questo periodo un po' bruttino, diciamocelo, in una maniera un pochino più simpatica. Va esatto. bene? Ok, quindi verrà qualcuno a, ri a risolvere la questione. Perché c'è una persona che ha capito come si distrugge il SARS-CoV-2. E non è bene. uno scherzo, e non è ah, uno scherzo. No, no. Non okay. so. <ride> va bene, va bene. Allora io mi preparo per lanciare la nostra sigla di Covid alle 19 e quindi vi do appuntamento fra qualche secondo. Allora, eccoci qui: Covid alle 19, la rubrica storica. Perché dopo 17 puntate, ormai stiamo parlando di storia, almeno ce la tiriamo un po'. Perché questa trasmissione è iniziata proprio con questo nome, Covid alle 19, e poi è diventato scienza show perché una volta che risolviamo la questione del Covid-19, se mi permettete, io vorrei stare ancora qui e <ride> raccontare la scienza. Allora, quindi abbiamo cambiato il nome, giustamente, ci possiamo permettere di vedere personaggi come. Teodoro Che che è in regia e sta aspettando in panchina praticamente di entrare in campo e raccontarci una storia importante che è quella dell'apertura di questo buco dello zono in Artico, quindi al Polo Nord. Io mi improlio sempre su questa storia. Eh? Attenzione! L'avevo fatto e grazie a te che mi ha corretto. Allora, uh, faccio entrare il super prof. Ciao, ciao a tutti, ciao Renato. Direi di partire con questa overview, con questa panoramica sulle terapie eh, possibili, sulle strategie, quindi terapie possibili per curare la Covid-19 perché è una malattia respiratoria. Certo. Vai dammi la prima diapositiva, Renato. sì, provare. vado subitissimo così vediamo intervento. subito il nostro e ci piace il anche e ci piace il anche. nostro. Nord, qui vedete, vedete una fotografia del virus SARS-CoV-2. Lo vediamo finalmente. La prima a sinistra è quando è dentro le cellule e vedete che ci sono questi. la, la coroncina è nascosta verso l'interno, quindi è girata come un guanto eh, al rovescio. E, e quella è la fase in cui il virus comincia a maturare, comincia a, eh, dopo, ave, dopo che il virus che è entrato, si è replicato, si è duplicato più volte. Comincia a maturare, dopodiché nella parte destra vedete che la eh, parte diciamo, degli spike, quella coloncina, è fuori, okay? è, fuori sì. è al di fuori della particella virale. Quindi il virus è quella cosa rotonda che ha queste, questa corona attorno, quella che dà il nome diciamo, a, a, questa, a questo genere di, di virus. Quello che, di cui voglio parlare oggi è proprio il fatto che se vogliamo risolvere questo problema. Dobbiamo conoscere molto bene la biologia di questo virus, dobbiamo sapere come si comporta, dobbiamo sapere quali sono eh, le caratteristiche di come entra ce nelle cellule, come si duplica quando è entrato nella cellula, come si eh, provvede ad assemblare, diciamo, eh, come in una catena di montaggio questi elementi che lo costituiscono e dopo come esce e quindi e va a fare danni su altre cellule, quindi dobbiamo conoscere bene questo, questo meccanismo per poterlo affrontare in maniera eh, diciamo efficace. Noi in tutte queste queste due settimane abbiamo sempre analizzato dei singoli passaggi di questo processo perché naturalmente eh, noi abbiamo sempre pescato nella bibliografia, nella letteratura eh, disponibile, diciamo Uh, dei lavori recentissimi che riguardano ciascuno una tappa particolare. Però facendo così, eh, non, noi eh, abbiamo un po', diciamo, costretto chi ci segue ad avere una, vi una visione molto parziale senza avere l'immagine complessiva. Quindi quello che mi sembrava opportuno fare oggi era dare questa eh, immagine completa, come se ci trovassimo su un elicottero, su un drone, diciamo, che si solleva. Guarda tutto il fenomeno, diciamo nel suo complesso, eh, sì. senza soffermarsi nei singoli particolari. Ci piace, allora, ci, voleva, eh, ci voleva. Sì, credo di sì, perché così noi, quando parleremo di una diciamo ne, nelle prossime puntate di un farmaco particolare, noi sappiamo già dove, eh, lo, dove collocarlo, no? in quale parte dello schema collocarlo. E quindi, se mi dai la seconda diapositiva, possiamo sì. cominciare a vedere a vedere quello che è, diciamo, il, il, Eccola, vai. Il, il percorso che noi vogliamo fare. Vedete che, come sempre, partiamo dalla parte sinistra della figura, cioè è uno schema che è su un lavoro, io non ho voluto rifarlo perché, eh, perché non, non riuscivo, non avevo tempo, ieri sera ho fatto tardi con questa cosa, però eh, ci sono diversi, diciamo, eh, bersagli possibili. No, se noi guardiamo bene dall'alto questo percorso, vedete che sulla parte sinistra della figura c'è il, il virus in alto, quella specie di coroncina schematica, con tutte le varie puntine eh, che sono eh, il, la chiave con la quale lui, eh, che, che lui infila nella nostra serratura, che sarebbe la proteina AC2. E, e quindi eh, le prime strategie terapeutiche, le prime strategie per combattere questa cosa. Uh, la primissima è in assoluto naturalmente è un vaccino, perché? Perché noi non sappiamo quando verremo infettati. Quindi noi dobbiamo preparare diciamo, le persone ad essere già, essere già uh, provviste di una difesa nei confronti di questo virus, in modo tale che il virus non riesca a interagire con il recettore della cellula e quindi non riesca a entrare. Per cui la cosa più efficace sarebbe avere il vaccino uh, preventivo. No? che quindi previene l'infezione, anche se noi venissimo in contatto con il virus, noi possiamo evitare che il virus entri perché dovremmo disporre di anticorpi specifici. E quindi qui vedremo eh, dettagliatamente, diciamo eh, nelle prossime puntate, quali sono le strategie, che cosa si è fatto, che cosa si farà, quali sono anche i possibili problemi. E ne accenneremo anche un, po', un pochino oggi a questo eh, con l'esperienza degli altri SARS del passato. Perché sono, stanno uscendo dei lavori interessanti da questo punto di vista. Quindi, eh, la, la prima strategia terapeutica possibile, quindi è eh, preventiva possibile, è la vaccinazione. Okay? E quindi, quello eh, che cosa permette di fare? Permette di fare sì che gli anticorpi prodotti da noi quando veniamo vaccinati eh, possano in qualche maniera interferire con l'interazione tra la proteina S del virus, quella che io ho sempre disegnato in rosso e qui, si, qui sì. è presente in blu, però insomma non fa niente, con il proprio recettore. E quindi questo è il primo punto, il primo contatto che avviene tra il virus e, e, e la cellula umana. Dopo che avviene questo, c'è una, si dice in, 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 in biologia, c'è una transizione conformazionale, cioè è un cambio di forma eh, eh, che espone un altro sito della superficie del virus che permette, se ricordate, di interagire con la proteina TMPRSS2, che è quella di cui si è occupata anche la nostra uh, amica Rosanna Selta, la professoressa sì, Selta, sì. Che che, e che eh, va a, uh, a legare anche lei, diciamo, il, uh, la proteina della spike, la proteina S del virus, e comincia il processo di ingresso nella cellula. Quindi, la prima strategia eh, di interferenza con questa cosa potrebbe essere data da anticorpi che sono diretti contro la proteina S e che impediscono il legame. Quindi, quelli bloccanti di cui abbiamo già parlato eh, e quindi li collochiamo in questa prima tappa, diciamo, del processo, quelli di cui abbiamo parlato sì. qualche, qualche giorno fa. Eh, naturalmente poi ci possono essere altre strategi strategie che. Eh, Uh, interferiscono con stadi immediatamente successivi. Possiamo avere un inibitore della proteina TMPRSS2 okay, che quindi blocca l'accesso al virus e quindi impedisce che inizi il processo di interiorizzazione, cioè di ingresso del virus all'interno della cellula. Quindi inibire primi, questi primi due eventi che sono cruciali nel, nella possibilità che il virus possa entrare all'interno della cellula. Un'altra possibilità è quella di usare il recettore AC2 in forma solubile, cioè come se fosse un farmaco, in modo tale che il recettore AC2 che normalmente interagisce con la proteina eh, S, lo si può produrre con i metodi dell'ingegneria genetica, del DNA ricombinante, lo si può produrre in forma solubile. E in questo modo, che cosa fa? La presenza di un eccesso di questo recettore solubile naturalmente va a coprire la chiave e impedisce che il virus possa entrare. Quindi compete, il, il, si dice, il recettore solubile compete con quello associato alla cellula e quindi distrae il virus. Dice: vieni qua, vieni qua che eh, ti do questo, così non vai dall'altra parte. Ok? E quindi dovete eh, cercare di mettervi nelle. Nei panni, diciamo, di, di questo virus che si ritrova pieno di cose buone no? a cui legarsi, di questo eh, AC2 solubile, e quindi preferisce quello perché è subito disponibile, più facile, anche lui in questo senso gli piace la cosa facile, e invece che andare a toccare la cellula la cellula da infettare. Okay? E quindi noi possiamo in questo modo competere il legame del, eh, del virus all'AC2 che è. Ancorato, diciamo, alla membrana delle cellule. Ok? Sì. Quindi, ci siamo, no? Più o meno. In questa primissima fase abbiamo dei, 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 degli anticorpi, abbiamo dei possibili anche delle possibili molecole, diciamo, anche una piccola molecola che in qualche maniera possiamo vedere, ci sono anche i chimici. Sono in grado di fare delle piccole molecole che possano bloccare eh, il siti. Di un enzima o di una proteina importante come TMPRSS2, per esempio, è possibile sviluppare dei farmaci che in qualche maniera blocchino e facciano la stessa cosa che fa un anticorpo, in pratica. No? Quindi solo che è più, è più rapido perché queste molecole sono più piccole, sono de dei composti chimici, piccoli, tutto è chimica, eh? nel senso che anche le proteine sono, gli anticorpi sono anche <ride> composti chimici, non c'è niente che non sia chimico in natura. Eh, questa è un'altra cosa, vabbè, no, 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 non, non, non divago su questo, Va bene. però quindi il, il primo bersaglio eh, funzionale è questo, l'ingresso, come bloccare l'ingresso della cellula. E noi abbiamo visto alcuni esempi e naturalmente l'altra cosa che è possibilissima e che adesso prende, diciamo, il piede perché permette di risolvere alcuni problemi di cui parleremo più avanti, è quella della della, della um, plasma plasmaferesi di cui abbiamo parlato qualche sì, giorno Sì, sì, abbiamo parlato no. molto bene. Perché anche quella, anche quella permette di intervenire a questo livello, quindi permette di bloccare l'ingresso del virus nella cellula, perché i, le persone che sono guarite da un'infezione sono probabilmente, eh, ci sono già dei dati in letteratura che lo dicono, eh? quindi non è ancora pubblicato eh, su, su rivista, diciamo, non è stato ancora accettato il lavoro, ma molto probabilmente verrà citato e lì ne parleremo. Certo. Però quella è una strategia che blocca questo, questi primi passaggi. Okay? Poi vedete, una volta che è entrato il virus nella cellula, che cosa succede? Quando è dentro la cellula, come avete visto nella parte sinistra della prima figura, uh, il virus cerca di duplicarsi, quindi cerca di, da una parte di fare più copie di se stesso, quindi che usa i suoi enzimi, usa... La RNA polimerasi RNA dipendente, che è un enzima che provvede a copiare tante volte l'RNA che è presente all'interno della, della particella virale. E qui naturalmente, noi, anche se il virus è già entrato, potremmo intervenire con delle sostanze chimiche che sono, eh, in parte ne abbiamo già vista qualcuna, no? cioè degli inibitori dell'RNA polimerasi che. Eh, eh, in qualche maniera diciamo, cominciano a introdurre delle mutazioni, eh? cominciano a introdurre un analogo di un nucleotide, un analogo eh, della, della uh, citosina, e quindi in quel senso possiamo bloccare il processo di produzione di tante coppie di RNA. Okay? Quindi quello è già un passaggio più avanti, quindi nel, nel nostro percorso si trova un pochino più a valle. Perché lì il virus è già entrato nelle cellule, quindi il problema lì è come fare in modo che la sostanza entri nella cellula. Quindi, da una parte non basta vedere in vitro se funziona eh, l'inibitore sull'enzima, ma bi bisogna convincerlo, tra virgolette, a entrare nella cellula. Che non è un ostacolo da niente. Eh. La membrana plasmatica è una, è una membrana eh, così che, che, in qualche maniera, ha una permeabilità, si dice, selettiva, cioè che eh, impedisce l'ingresso di qualsiasi molecola, ma no? poi ci sono dei meccanismi di trasporto, per cui bisogna superare quell'ostacolo. No? E quindi, sì. in quel senso lì, possiamo avere delle sostanze chimiche che vengano veicolate all'interno della cellula e che colpiscano il bersaglio dentro, okay? e quindi che blocchino la replicazione del materiale genetico del virus. E quello, ci sono diverse sostanze che sono, diciamo, che sono studiate, che una l'abbiamo vista, che è quella che era la eh, NHC, vi ricordate, l ne abbiamo parlato un, tre o quattro lezioni fa, tre o quattro dirette, dirette fa. E adesso, ultimamente, stanno, stanno, uscendo, stanno uscendo molte altre molecole di piccole dimensioni, per esempio, che bloccano non più la parte di duplicazione del materiale genetico, ma bloccano un passettino più avanti, Normalmente questi virus, eh, a partire dall'RNA, fanno delle proteine, usano la sequenza dell'RNA per costruire delle proteine che sono sequenze di amminoacidi. Quindi c'è una regola, diciamo, eh, che si chiama codice genetico, è quello è il codice genetico, che permette di passare da RNA a proteine, quindi da acido nucleico a, a, a proteina. E quindi l'ordine in cui sono messi i nucleotidi sull'RNA è detta quale sarà l'ordine degli aminoacidi sulla proteina, ok? E questo virus fa una proteina lunga, dopodiché deve tagliarla in pezzettini che saranno le proteine funzionali di questo virus. Oh, scusami Alberto, fa... scusami, sì. c'è sì. la nonna che si è fatta viva, eh? la sì. nonna, nonna di Albert Einstein. Allora <ride> sì. vorrebbe, vorrebbe uh, che fino a questo passaggio tu tornassi un attimino indietro e ci rifacessi proprio rapidamente... Questa sì. overview, questa, diciamo, questa panoramica uh, da, dal primo passaggio fino a dove sei arrivato adesso. Okay. Allora, sì. Allora, si conosce eh, quali sono le tappe del processo attraverso cui il virus entra nella cellula. Sì. Quindi, si cercano delle molecole che in qualche maniera interferiscano con questo processo. Sì. Okay? Quindi, lo, blocchino, che possono... lo blocchino in qualche maniera. Lo blocchino. E quindi. Non permettano che il virus entri. Quello sì. è la, il primo tipo eh, di diciamo strategia terapeutica, ma anche preventiva, okay. eh, perché il Perfetto. vaccino è preventivo. Dicevo prima, no? questa cosa che il, il, um, il virus costruisce una proteina lunga e poi la taglia in pezzettini. È come se non so, come la, 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 la nostra casalinga di Voghera fa gli gnocchi, non è che si fa uno gnocco per volta. Si fa una specie di striscia lunga, cioè che, di. di eh? e poi si taglia, ok? Questo. E da ogni pezzettino si fanno gli gnocchi. Si passano okay. sulla forchetta, ok? E quindi si fa. Lo stesso fa il virus. Cioè il virus fa questa cosa, per cui prepara un lungo eh, cilindro, diciamo, di pasta, eh, di proteina, e dopo lo taglia in pezzettini. lo taglia in pezzettini precisi, però eh? più o meno lunghi, a seconda di, della proteina che è, così via. E questo lo fa un enzima, che si chiama proteasi. E questa proteasi è specifica del virus, così come l'enzima di prima, la RNA polimerasi di RNA dipendente, era specifica del virus, così questa proteasi, anche lei, è, è, è specifica di questo virus. Quindi, qualunque inibitore che sia specifico per questa proteasi, non fa niente alle proteasi nostre. Okay? E quindi, anche lì... Si interferisce con un processo che è quello che produce questi gnocchi, eh, che sono le proteine che il virus deve fare per assemblarsi poi. Mi piace questa deve... cosa, faremo fare la casalinga di Voghera sicuramente <ride> sì. gli gnocchi al virus. Ma, sì. Va bene, ci piace. Ok, <ride> è la mia deviazione culinaria diciamo che. Va bene, va <ride> Però rende l'idea. Eh? Sì, sì, come okay? no perché sarebbe molto più complesso fare capisci, il singolo gnocco, non stare lì con le mani faremo no, un giorno fai... insieme alla eh. casa d'inca lei si mette lì e mentre tu parli lei illustrerà come funziona questa storia sì, ok, <ride> okay. Uh, e quindi a quel punto si è interferito diciamo con questo processo che porta a formare delle particelle virali complete e, e, e quindi a quel punto la il virus esce ok esce e va a infettare altre cellule. Quindi uh, tutta questa prima parte di strategia non è che funziona solo nel, nel, nella prima volta che il virus entra nella cellula, perché poi il virus deve uscire e deve entrare in altre cellule. Quindi la strategia iniziale antivirale eh, è adatta in tutta questa prima fase. Quindi scuso, normalmente... scusami, scusami Alberto, c'è una cosa sì. che non avevo mai capito. Quindi sì. il virus entra poi esce e va in un'altra cellula non resti in un'altra cellula 17 puntate io non l'avevo capito Ma la nonna ma perché noi siamo allora è quella è colpa mia quella è colpa mia perché avrei dovuto dirlo entra va via e ha programmato praticamente la programma la cellula e poi se ne dà gambe e se ne va in un'altra cellula questo fa certo Certo. Ecco, ah, perfetto, ok, okay va bene. E Il suo interesse è quello, no? Il suo interesse è quello di diffondersi. Quindi okay. lui quello che fa è fa tante copie: entra in una cellula, una particella entra in una cellula, diventa 100 particelle, per esempio, e quelle 100 pian pianino cominciano a uscire. Non uccidono magari la cellula eh, infettata, sì. ma cominciano a uscire pian pianino dalla cellula e, vanno, e ciascuna di quelle va a infettare altre cellule. Quindi praticamente la cellula diventa la fabbrica di virus. Diventa la fabbrica di virus. Il virus è un okay. parassita genetico. Ah, ecco. E eh, ci piace questa. E eh, ci piace. <ride> sì. Ok. E, e quindi diciamo che questa prima parte della strategia terapeutica colpisce non solo il primo evento, ma anche la diffusione del virus all'interno del nostro organismo. Perché naturalmente ogni volta che il, il virus esce da una cellula e entra in un'altra. Passa un po' di tempo fuori ed è lì che lo dobbiamo peccare. Ok? Cioè, quando è lì che sta transitando da una cellula all'altra, lì sono efficaci gli anticorpi bloccanti, sono efficace qualunque, qualunque strategia che in qualche maniera, diciamo, uh, vada a interferire con la nuova infezione. Okay? Che è il passettino che il virus fa in più per poterci invadere. È chiaro? Certo, certo, chiarissimo. <coughs> ok. Quindi, Dopodiché, naturalmente, quando il virus arriva, arriva poi eh, all'interno della cellula eh, del, del polmone, diciamo, del, del, dell'alveolo polmonare, e lì comincia. Già il sistema immunitario si è attivato, comincia tutto il processo infiammatorio di cui abbiamo parlato. Vi ricordate? Perché ac 2 è anche, diciamo. Una, una proteina molto importante perché eh, una delle prime lezioni che abbiamo fatto, una dei, dei, delle prime cose di cui abbiamo parlato, è come eh, l'ACE2, eh, diciamo in qualche maniera, è quella che inattiva l'angiotensina 1, che, che, che è quello che scatena nella parte destra della figura. Vedete quando l'angiotensina 1 eh, eh, viene trasformata in angiotensina 2 dall'ACE, eh, dalla Converting Enzyme, dall'enzima che converte l'angiotensina viene, viene convertita l'angiotensina 1 in angiotensina 2 e quella interagisce con il recettore qui c'è un errore an, eh, recettore dell'angiotensina c'è sì. scritto angiotensina 1 invece è quello dell'angiotensina 2 Ecco, questo recettore è quello che scatena tutta la risposta del diciamo, danno tessutale eh, l'atrofia, la fibrosi l'infiammazione pesante e così via e quindi in questo senso diciamo che Lì si, si interagisce, si, lì il virus ha già scatenato una risposta che diventa incontrollabile. Quindi, tutte le terapie che noi uh, abbiamo analizzato in questi ultimi tempi anche sono, che sono quelle antinfiammatorie, sono quelle che sono mirate diciamo, a ridurre l'effetto dannoso del, uh, dell'infezione virale, perché causato diciamo, da, da, da tutta un'attivazione infiammatoria perché tutti i sistemi sono collegati, abbiamo visto l'altro ieri che la, la coagulazione è collegata con l'infiammazione, che è collegata con il sistema immunitario e tutto è, diciamo, è uh, collegato in maniera, uh, perché condividono certi, certi fattori comuni e quindi la strategia questa volta si sposta non più sul virus, ma si sposta sul cercare di regolare l'infiammazione okay? e quindi per esempio l'ACE2 Solubile potrebbe essere anche, a parte l'effetto che ha sul virus, quindi quello di bloccare la chiave, okay? perché l'AC2 se fosse solubile, per esempio se lo diamo come farmaco, l'AC2 solubile potrebbe bloccare non solo il virus, ma anche evitare che si vada verso la fase estrema a destra della figura, e quindi che si resti in questa fase che porta a una risposta che determina la protezione dei tessuti. Quindi abbiamo un maggiore effetto protettivo eh? e quindi l'AC2 fa la stessa cosa che fanno, diciamo, eh, eh, che fanno gli inibitori di ACE, i farmaci che noi prendiamo. Vi ricordate che l'abbiamo visto la prima volta, farmaci antipertensivi, eh? sì. bloccano l'ACE blocca, e, e quindi bloccando l'ACE blocca la via che va verso l'infiammazione, verso il, la, la, sì. il danno tessutale. E quindi in presenza di ace 2 aggiunta come farmaco, oltre a bloccare il virus, noi favoriamo anche che si resti nella linea verde, diciamo quella centrale, che non, non crea danno tessutale, ma, 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 ma causa diciamo, protezione dei tessuti. Okay? Okay, Alberto, questa slide, come siamo con i tempi? Sì, va bene. Sì, vado eh, avanti con l'altra? Io ho praticamente finito. Ah, avevamo slide. All'altra sì. riassume semplicemente questo. Dammela, dammela, sì? Sì, sì, certo, eccola qua. Ecco. Vedete, quindi, questa riassume, è un riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi, sì. vaccino, strategia preventiva che protegge già prima dell'infezione, quindi non è legata a, al fatto che venga diagnosticato, che uno dice, ah, son stato, ah mi sono preso l'aperitivo con, con quello che era infettato, vado a vedere cosa si può fare, no? No, sì. il vaccino è preventivo, quindi... Non, non importa, uh, cioè viene, ci protegge come è una strategia preventiva. Poi, le strategie terapeutiche sono naturalmente i farmaci, quindi, o anche i farmaci perché avvengono a infezione già avvenuta okay? sì. oppure a sospetto di contagio. E quindi a quel punto, noi abbiamo. Un'inibizione dell'infezione in corso, che abbiamo quello che abbiamo già detto, tutto quello che ho detto finora, questo riassume semplicemente quello che, che è stato detto, sì. e quindi analoghi di AC2 oppure AC2 solubile che bloccano la proteina S del virus, anticorpi bloccanti il virus presenti nei sieri, nel, nel, nel plasma nei pazienti che sono guariti, okay? anticorpi monoclonali che blocchino la proteina S del COV2, tutto quello che viene fatto per cercare di fare. diciamo... Quindi questa è una di... bella sintesi di tutto quello che ci è detto. Sì. E I nostri sì. cari amici se la fotografano, se la screenshot, certo. la possono anche chiedere in privato, noi gli mandiamo questa bellissima e... slide. Sì, okay. sì, 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 sì. Allora, sì. Uh, se tu hai concluso o c'hai da concludere certo, eh, no, io, con qualcos'altro, io, qualcos uh, io, io devo, ho... devo raccontare a questi signori che mentre noi, caro Alberto, ci uccidiamo a trovare tutte queste soluzioni, fanno ricerche, fanno. Eh, c'è una persona che ha risolto tutto. Ha risolto tutto nella maniera più semplice del mondo, caro Alberto. E ci ha dato curioso. uno ma di quelli proprio. Ah, caro Fiorio, becchiamoci questa, questa lezione, va bene? Vediamo, vediamo. Pronti? Sto facendo un progetto. Ma su che cosa non ho capito, Arianna? Coronavirus. E in che senso? Di che cosa si tratta? Per uccidere il coronavirus. E come funziona questo progetto? È che noi, invece di andare all'ospedale per il coronavirus, dobbiamo progettare un piano tutti insieme. Ci dobbiamo chiamare una, un giorno tutti insieme. Avete visto questi quadrati? Questa è una rete, mentre queste sono delle scale dove, sarà, dove salirà il coronavirus. Poi andrà qua il coronavirus, tutti insieme, dirà così, andrà dentro la trappola, poi... E poi invece quelli là che non ci sono cascati e poi saltano e vanno qua, poi invece verranno schiacciati da una macchina schiaccia tutto. Ma dove erano i quadrati, scusami? Questa è una rete. Ah, una rete di quadra, fatta di quadratini. Quelle sono dei triangoloni. Eh, no, queste sono delle, delle scale dove il coronavirus potrà salire, poi andare qua e così può morire qua dentro oppure rimanere intrappolato. Oppure quelli là che non ci cascano. Aspettate. Saliranno per questa scala e poi verranno, ci si con la macchina schiaccia tutto. Vedete che qua c'è il virus e poi viene schiacciato da questa macchina. Mamma mia, ho capito proprio tutto. Grazie Arianna. Wow, <ride> bellissima. <ride> ho fatto sta lezione oggi mentre stavo preparando la trasmissione. L'ho vista che in Germala. Uh, Papà, io devo... sto facendo un progetto. E ho detto, Maria, ma che stai facendo? Mi ha fatto dei <ride> <saluti>. Ferma, <ride> ferma lì, non ti muovere. Spiegami il progetto perché dobbiamo dare smacco a tutti quanti. E questa era... La scienza secondo Arianna. È eh, bellissimo. Come la rivedremo ogni tanto questa eh, sera? Perché c'è il concetto di base, no? che è quello di ingannare il virus, bravo, quello di attirarlo bravo. nella trappola. E tutte queste strategie sono, hanno proprio lo scopo di fare, sono come i gradini no? di cui parlava Arianna, Quindi eh, di portarlo fuori, fuori, di, fuori strada, eh? di ingannarlo, dire vai di là, vai di là. Senti, io ti ho, ti ho tirato dentro subito, Giorgadis, Ghe, per questa storia di questa strada. Tu sei un ingegnere anche. Cioè, questa mi sembra una tattica molto geniale. un po'. Eh. Sì. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao Teo. Ha anche perfezionato il progetto in corso d'opera. Se ne è conto che non c'era la scala, ha messo la scala letta. Ah, e così può salire qua. E lì poi cioè, te lo schiacciamo per bene. Va bene, questo è un modo simpatico un po di, per parlare anche di scienza. Io penso che Arianna, la scienza secondariana eh, si farà viva spesso perché mi piace tanto certo. questa cosa. Allora, uh, Alberto e Teo si possono salutare. Eh, ciao An Teo, ciao. Alberto se ne va un attimo. Grazie Alberto, vai in panchina. entri Rientri dopo per le domande. Eh, caro Georgadis Gior per me Georgadis del Ibe. CNR Istituto Bio per la Bioeconomia del CNR mi hanno sgridato a usare la dizione vecchia. Sì, Libinet CNR che io mi sono permesso di usare, no. ma non sapevo della variante. però caro Teo, sei qui per parlarci di eh, questa notizia che sta girando in questi giorni, e cioè del fatto che al Polo Nord si è aperto, giusto. Uh, il buco dell'ozono e al sud, al polo sud si è ristretto. Si è ristretto, giusto? Esatto. Allora, che cos'è questo buco dell'ozono? Perché glielo dobbiamo dire a chi ci segue, uh, che tanti, vuoi, vuoi tanti che non ricordo. lo sanno. E poi, cos'è questa storia? E poi ti farò delle domande su dei risvolti possibili poi che ti racconti così tante ta, volte? Perché io ci ho passato dieci anni nel buco dell'ozono, sono cascato eh. nel buco dell'ozono. Vai, ci interessa più questo che non la parte scientifica, vai. No, allora ti, ti racconto innanzitutto il buco dello Che C'è una leggenda collegata, che poi leggenda non è, che è abbastanza divertente. E verso la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, c'era una, una pubblicazione di Cruz e Roland e Molina, che poi prendono il Nobel per questa, per questa cosa. Sono. Quelli che hanno fatto anche il libro L'inverno nucleare, che ci hanno spiegato come sarebbe la Terra dopo sì, sì. Paul Crutzen, poi è anche un amico, noi cioè abbiamo avuto occasione di lavorare insieme. E avevano scritto questa faccenda che determinati composti in stratosfera potevano generare un problema. Però era una speculazione, e, e finiva lì uh, a maggio del 1985 eh, guarda, ti faccio vedere. Lo butto qui davanti. La pubblicazione che esce, l'hai visto così, ma rivolata. Questa non te l'ho mandata perché è a pagamento, solo noi possiamo scaricare come va sai. Be va bene, va bene, va bene. Dove tal Joe Farmer, che è un uh, ha un degree in scienze naturali, lavora per il Bas, che è il British Antarctic Survey, lavora dalle parti di Alberto. Che cosa fa? Nota una stranezza nei dati che vengono dalla rete di misuratori, questi misuratori si chiamano Dobson, e si accorge che la procedura automatica per misurare l'ozono in stratosfera. Non si sapeva ci fosse il buco, ha delle anomalie. Lui va a guardare le anomalie e scopre che il sistema automatico tagliava i dati sotto un certo valore, lui se li va a studiare e dice: Ma guardate, ragazzi, che non erano dati da buttare via erano dati proprio veri, cioè c'è un buco. Sta cosa ovviamente incomincia a scuotere un pochettino la comunità scientifica e verso l'inizio degli anni 90 anche noi altri italiani incominciamo a pensarci e facciamo una, una, una task force sullo studio del, dell'ozono che si chiama poi il progetto APE, Airborne Polar Experiment. Io vengo coinvolto, perché mi ero occupato di ozono per moltissimi anni, ozono troposferico, lo misuravo ad alta velocità e dovendo usare un aereo stratosferico mi chiamano e mi dicono «Senti, ma non è che quello strumento che tu usi al suolo può essere portato sull'aereo?» E lì incomincia questa cosa che mi ha portato in giro eh, prima in Russia con questa commissione speciale per fare l'accordo con i russi, perché prima abbiamo chiesto agli americani per farci dare quell'aereo spia che avevano usato negli anni 60, che adesso è per scopi scientifici, che costa una paccata, non puoi avvitare una cosa se quella cosa non è stata verificata prima da un'apposita commissione speciale. Quando siamo andati in Russia, in quegli anni, anni all'inizio degli anni 90, ti ricordi che all'inizio degli anni 90 in Russia succedeva di tutto, e i russi si dicevano. Possiamo fare un buco qui, attaccare questo di là e loro ma problema, non c'era mai nessun problema. Ci hanno fatto un prezzo che gli americani eh, che non ci facevano vedere neanche, non ci facevano toccare l'aereo e abbiamo condotto una serie di misure eh, a, in stratosfera dappertutto al polo sud, al polo nord, all'equatore. Abbiamo misurato tutto quello che era possibile misurare perché Come, ti spiego adesso invece, dopo questa piccola storia dove gli italiani hanno contato, hanno fatto misure che hanno contato, cosa succedeva? Noi emettevamo, andavano in atmosfera, questi famosi CFC, clorofluorocarburi. Che cosa ci servivano questi CFC? Erano la cosa più semplice per fare andare, eh, ad esempio, eh, per usarli come liquido refrigerante nei frigoriferi. Sì, e sì. insieme ad altre cose, li utilizzavano nelle bombolette. In effetti questo protocollo di Montreal mi sembra che sia adesso mi posso sbagliare sono passati gli anni poi mi casina che ha vietato le bombolette la, la battuta era ci hanno, hanno dato dei propellenti diversi per le bombolette sta roba andava in atmosfera sono delle molecole complesse e girava per l'atmosfera al polo nord e al polo sud succedono due fatti si formano i vortici polari in particolare al polo sud un bel continentone freddo ghiacciato che se ne sta in mezzo a un oceano, che è molto distante dalle terre emerse, tranne a casa d'Alberto, che eh, si arriva praticamente addosso, ma è l'unico posto al mondo dove si arriva vicino al Polo Sud, lì si forma una circolazione durante l'inverno che è molto compatta, appunto questo vortice polare, molto compatta che gira su se stessa e cosa succede? Tutto quello che passa praticamente è come se si accumulasse. Questi clorofluorocarburi, insieme ad altre sostanze, ma quelli sono i più fortemente indagati, non, ormai non più indagati, sono stati proprio condannati, certo, perché certo, non certo. lo sappiamo, in teoria neanche più. Dopo ti racconto un'altra cosa. Questi clorofluorocarburi se ne stanno lì, girano, vanno soggetti a una serie di reazioni chimiche. Il problema di questi, queste molecole complesse è che hanno il cloro. Il cloro è un divoratore dell'ozono. Lui se ne stava lì, durante l'inverno stavano in queste nubi stratosferiche polari che hanno bisogno di temperature bassissime per formarsi, facevano i loro giochini, questo cloro eh, veniva reso praticamente disponibile in forma molecolare, CL2, poi quando arrivava l'estate, la luce e, e l'ultravioletto del sole spaccavano il legame molecolare del cloro che lo rendevano disponibile in forma ionizzata, in, uh, come un radicale, che si andava ad attaccare immediatamente all'ozono. Attaccandosi all'ozono, una sola molecola di cloro aveva la capacità di distruggere 100.000 molecole d'ozono. Wow. wow! E quindi era un processo che andava avanti così e abbiamo scoperto che c'era questo buco, qual era il meccanismo e alla fine di questi ragionamenti i clorofluorocarburi sono stati banditi. Al nord succede la stessa cosa perché abbiamo il vortice polare anche al nord, ma con la presenza delle terre emerse il vortice polare è un po' più farlocco rispetto a quello del sud, quello del sud è un bel vorticione polare compatto, a basse temperature, al nord è un pochettino... Cosa è successo quest'anno? Così arrivo rapidamente a dirti. Allora, al sud abbiamo visto che in realtà noi credevamo che sto vortice, scusa, questo buco dell'ozono eh, ancora per molti anni continuasse a avere il buco, poi abbiamo scoperto che abbiamo delle pulsazioni di questo buco e quest'anno abbiamo un minimo. Dipende molto dalle condizioni di trasporto, al Nord, cos'è successo quest'anno che ci ha preoccupato? Ed eventualmente puoi far vedere se hai quel filmato. Sì, sì. Allora, allora. sento un sento... ritorno non capisco perché c'è il ritorno. Va bene. Allora. Al, al Polo Nord quest'anno c'è stato un vortice polare sì, particolarmente intenso. Ecco. Quel vortice polare particolarmente intenso ha fatto sì che succedesse come succedeva diciamo normalmente da quando abbiamo scoperto il Polo Sud. E quindi si è formata quell'area che voi vedete eh, è come se vedessimo in trasparenza, no? come se ci fosse un buco, eh, l'occhio del ciclone, quella, quella zona più eh, definita. E quello corrisponde dalle immagini dell'ESA, è eh, il satellite Copernicus che ha evidenziato questa cosa ed è una, una, una novità che ci potevamo però aspettare non c'è nulla di strano proprio la conformazione del vortice di quest'anno ci poteva portare a, a ipotizzare la formazione di un, di un oggettino di questa quindi questa questo buco al nord è proprio una novità cioè Ma un... no, in realtà in realtà ti dicevo noi siamo andati uh, siamo stati a uh, um, alle Svalbard, siamo stati a Sodankila con questo aereo russo, perché sapevamo che c'era la possibilità di formazione del buco, e l'abbiamo visto anche in altri anni. Era un, un po' meno così ben definito di questo, questo è un, è un buchetto sostanzioso, vedi che copre tutta la Groenlandia, anche bello, una, netto, bello netto, bello sì, visibile. Però, anche. Prende una parte dell'Alaska, come vedi, lambisce l'Europa del Nord, non, non più di tanto, quindi ce lo, ce lo devi avere sulla testa per avere eh, la penetrazione di raggi ultravioletti, quelli della, della banda forte, che possono causare dei problemi, perché sono molto energetici e quindi essendo molto energetici possono dare luogo alla formazione di melanomi. Negli anni 80 si diceva tutte le pecore della Nuova Zelanda rimarranno cieche, poi ovviamente forse non è rimasta cieca neanche una, perché sai che poi quando partono que questi meccanismi nascono proprio vere e proprie leggende intorno a questo c è, c è. Il fatto che possono avere un'incidenza, così come l'ultravioletto normale può avere un'incidenza sull'insorgenza di tumori della pelle, la presenza di raggi ultravioletti della componente della banda forte può sicuramente dare luogo a disorgenze tumorali. Senti, allora ehm, quando si chiuderà? Io, più o meno, ho letto delle cosine. Metà aprile ah, sì, sì. c'è una data, c'è un riferimento? Già si Vabbè. sta chiudendo, cioè incomincia, incomincia a chiudersi adesso perché si sta già, scusami, <coughs> si sta già rompendo il vortice polare. Nel momento in cui si rompe il vortice polare, e allora non c'è più quella formazione, e poi il, il, il sole all'inizio della primavera ha già lavorato. Il buco si forma in primavera quando arriva il sì. sole. La stranezza sai qual è? È quello che è un buco abbastanza importante. Allora che dimensioni parliamo? Ah, rispetto rispetto all'Europa, per, all per far capire riprende. Riprende e grosso modo, credo che sia, grosso modo se riguarda il filmato, un po' più sì, grande sì. dell'Europa come dimensione. Aspetta che te lo mando, perché purtroppo questa regia me l'ha mandato in una maniera insolita, eh, non lo manda, ma manda il lupo. Guarda, guarda l'Europa, guarda il buco, forse saranno anche due Europe. Dipende. Ah, da... vero. Sì, 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 amza. È sì, sì. eh, un buchetto, sì. insomma, sta, se ne sta lì, in aree scarsamente abitate, diciamo. La stranezza è questa, che questo buco qui ci fa capire che ci sono ancora dei clorofluorocarburi in giro. Tu dici, ma ah, da dove li escono? Abbiamo, li abbiamo aboliti, saranno quelli che sono rimasti perché sappiamo quello che si chiama il tempo di eh, sparizione dall'atmosfera, si diceva già allora che sarebbe durato parecchie decine di anni, ma c'è una preoccupazione, ovvero che ci sia qualcuno. Che fa il furbo rispetto al protocollo? cioè ce n'è così tanto che non si giustifica. È eh, molto probabilmente c'è qualcuno che lo continua a produrre. Ci dà e chi è? E chi è? Eh, chi è? Io non è che voglio tornare a fare il discorso che stiamo facendo. quant'è 14-15 puntate, quante certo. se... certo. Probabilmente sono sempre loro perché sempre sono loro e so sempre costa, loro. Guarda costa la miseria. Eh, Sai un miliardo di frigoriferi da dove fa funzionare, e, hai capito? Eh, poi su questi composti, che sono composti che servono appunto per eh, propellenti, bombolette, eccetera, quando prendi quelli che adesso sono eh, i cosiddetti propellenti verdi, cioè che non generano più il buco d'ozono, ci paghi sopra delle royalties. Eh? Eh, e poi io la butto lì, l'ho letto da qualche parte, che sì. forse sì. quelli che continuano. A produrre sta roba possono essere gli stessi signori però non ho prove provate va, ho bene, va bene va bene va bene senti allora lato uh, salute e lato cambiamento climatico perché ho letto anche questa cosa su potrebbe incidere su dei cambiamenti climatici potrebbe incidere anche su uh, il nostro amico che svolazza il, il nostro SARS-CoV-2 <ride> allora, quel, quello è più lontano abbiamo detto che bisogna fare un giro molto lungo cambiamento sì. climatico sì sai perché? Uh, quando la radiazione ultravioletta sbatte contro lo strato a 20 km lo zono stratosferico no? quando, quando eh, abbiamo quel, quel, quei processi in condizioni normali, quando non c'è il buco una parte di questa radiazione diciamo appunto che siamo protetti perché viene assorbita, ma se viene assorbita significa che quell'energia se ne sta lì. Quindi c'è una struttura termica dell'atmosfera che se ne sta grossomodo in quasi equilibrio con una determinata energia a quella quota. Se c'è il buco dell'ozono e questa roba passa, non si hanno quei processi di assorbimento e quindi l'energia arriva al suolo e non sta più là se non certo. sta più là abbiamo cambiato la struttura termica dell'atmosfera e quando cambi la struttura termica dell'atmosfera tu sai che si sposta la roba in funzione del caldo e del freddo e che cosa succede che se c'è il buco dell'ozono abbiamo un certo comportamento dell'atmosfera se il buco dell'ozono va via come è stato nel caso adesso dell'Antartide uh, si ritorna a una situazione molte decine d'anni fa e noi vediamo che abbiamo le correnti a getto in particolare questa è la corrente a getto uh, meridionale che si spostano perché cambiando la struttura termica cambiano anche i moti delle correnti e cambiando questi la, la posizione di queste correnti certo. quando loro si spostano fanno un piccolo, creano qualche piccolo problema perché sono Ci fai qualche esempio, ecco dove si accorgono di queste cose adesso e che cosa ah, succede? allora, allora cioè, questo... entriamo proprio nel dettaglio, vediamo cosa succede dove, se è possibile. Qualche esempiuccio, così la nonna di Albert Einstein non mi sta ah, nelle orecchie: di sì, ma che devo fare? Il, il lavoro è questo qui, è recentissimo perché sì, è sì. un lavoro del marzo. Quel sì, posto. quello che abbiamo messo noi nel posto, okay. trovate il riferimento scientifico e nel posto. Queste cose cioè si spostano, vi metto, si spostano queste chiazze chiare e scure, in particolare la posizione di queste correnti a getto, si spostano verso il sud, solo che loro, fino a che se ne viaggiano normali dove stavano, diciamo, quasi sempre, Avevi delle zone di uh, piovosità e delle zone con maggiore aridità perché non c'era la piovosità. Sì. Se, tu, se tu mi sposti questa roba o in basso o in alto, chi ci sta sotto vede cambiare il suo regime che passa da più piovoso a meno piovoso. Ma quando tu mi cambi questo regime, i signori che ci stanno di sotto occasionali avevano incominciato a coltivarci qualcosa. Certo. E questi certo. spostamenti Creano un problema dal punto di vista del climatico non solo perché eh, il clima in generale è un oggetto delicato, ma proprio perché ha un impatto diretto sui regimi precipitativi. E quindi le produzioni agricole è, 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 tutto questo. E è, è un problema che viene studiato non solo dai fisici, ma viene tenuto anche in considerazione, ad esempio, dalla FAO. Perché certo. questo tipo di cambiamento può produrre eh, delle zone che prima eh, avevano un regime precipitativo che consentiva. Di coltivare determinate specie, poi ti ritrovi e diventano più aride, senti. Mi chiedono, comincio a introdurre le domande. Io poi faccio entrare anche eh, l'amico clivio. Uh, mi chiedono mediamente lo, la, lo strato di ozono che spessore ha? O spessore medio, oh, dunque, se ne sta a 25 km, ma mi cogliete completamente impreparati? Non te lo so dire, Aia! Galotta hai beccato, no, non, so di, non mi ricordo più, io va, va, potrei, va. Recuperarlo, potrei recuperarlo qui perché io facevo le misure di profilo verticale, e quindi eh. sono so misure mie, proprio quelle lì. Va bene, ma non mi va, ricordo va. più, faccio <ride> entrare, Clivio? E magari mentre Clivio risponda a qualche domanda, tu hai la scappatoia per beccare queste informazioni, è un articolo di vent'anni fa, però. Vabbè, vabbè, vabbè. Ti volevo venire in aiuto. Uh, Ruba sul web. Va, va, vado a ritrovarmelo. Sì, certo. Allora, complimenti. complimenti Teo. Molto, molto interessante. Molto bello. Sì. Ah. Beh, è incredibile come la macchina. Ma infatti ah. mi, era subito, mi era venuta subito la domanda. Ma allora. Il CFC non c'entra perché, perché da dove viene, e quindi, eh, evidentemente no, qualcuno lo sta producendo, io mi viene una domanda che è legata all'altro giorno, no, a quelle ah, sì, famose sì. fasce di comfort sì. dove si vanno a mettere i nostri amici certo, no? I certo. nostri, per chi non avesse seguito la lezione, la, la puntata. Vabbè, sono sempre lezioni. La puntata di due giorni fa. Il buon teo ci ha spiegato che il nostro amico. Uh, virus corona, che ogni tanto oggi non si fa vedere perché ha capito di nuovo che c'è qualcosa non va, <ride> eh, si, si va a mettere in delle fasce che io adesso probabilmente me le sono conservate perché eh, non mi dispiacevano. No, hai visto? Non una cosa che l'ho tolte. le vado a prendere subito. Eh, e <ride> quindi, rispetto a queste fasce, caro Teo, questa storia del buco che combina? Ah, beh. Teoricamente le, quelle fasce lì, eh, avendo eh, modificato quel tipo di energetica, si possono spostare. Ah, ok. Però mh, quel lavoro che ti dicevo, che, che tu hai messo nel, nel repository, è, è un lavoro recentissimo ed è un lavoro eh, di correlazione perché anche. Okay. Anche noi finiamo, ecco. ecco in teoria. Quelle ho le fasce. Si possono spostare. Eccole qui, le ho messe in onda le fasce, Teo. Sì, sì. sì. Ecco Si sì, spiegava tu questa qua. Ecco, per esempio, mettiti, facciamo eh, il, il caso della, della corrente a getto eh, meridionale quella fascia verde si andrebbe spostando più verso il basso, così il buon Alberto... Quindi, diciamo, quindi Polo Sud stai dicendo? Sì, Polo Posto. Sud, e quindi Alberto potrebbe stare un po' più tranquillo, adesso io non so <ride> Santiago a che altezza sta... Cioè, sta più o meno a metà, quindi a e metà del Cile. Diciamo. Sei, quasi, sei quasi fuori, no? Oh, quasi sì, fuori, sì fuori, quasi fuori. Alberto, perché tu stai, c'è quella strisciolina verde, quella costolina sì. verde che... <ride> Sì, sì, sì. No, son, penso di essere al limite eh? tra, quella, tra la rossa e la verna, diciamo. sente invece al nord con l'apertura della. dovrebbe essere. o di... di... si, si, si abbassa? No, allora abbiamo visto che al sud eh, la chiusura si abbassa. Sì, ah, no, sì. nel caso di apertura, eh, cioè si abbassa nel senso che va verso il polo, certo. Al nord, ah. nel caso di apertura, si dovrebbe spostare un pochettino verso, um, verso la parte più temperata. Okay. Ah. ok. Però me lo state chiedendo. Mi fate una serie di domande bruttissime adesso. Eh, no? Ma mica siamo... <ride> È che, baobao, micio, micio. Come si dice? Qua siamo sempre uh, preparata, troppo... ma pure chi ci segue. Eh? L'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato. Galotta, arriva la risposta, eh? galotta. Eh, fa, però devi fare vedere lo schermo. È eh, un attimino che lo tolgo, spostiamo Ciccio da qua. Ok, eccoci qua. Si riesce a vedere qualcosa, si vede niente. Eh? No, non si vede mica tanto. Allora, digli sì. ah, galotta, che si vada a cercare perché, dunque, te lo dico subito. Eh? Sì, sì. Io qui ce l'ho in altitudine, quindi vedo l'incremento dai 16.000 metri. Che incrementa sempre di più fino a 20.000 metri. Dove? Da 16 a 20, questo, più Non te lo so mm. dire, perché l'aereo è più su dei 20.000 metri, il pilota ci arriva e quindi <ride> siamo arrivati fino ai 20.000 metri abbiamo visto questa crescita. Quindi questi 4 chilometri di crescita importante ci sono. Lo strumento è, sono esattamente i risultati de, del mio strumento, che è questo strumento che si chiamava Fozan. Che era pensato da me, ma costruito dai russi e dagli ucraini, pensa tu, loro, pensa mi a... hanno, loro mi hanno detto che hanno fatto lo strumento come gliel'avevo detto io, ma io non l'ho mai potuto toccare perché c'erano russi vicino, hai capito? E tutte le volte che arrivavo dicevano: Non ti preoccupare, adesso ti diamo i dati, e no, <ride> non lo potevi toccare <ride> appena <la> <ride> era, era caduto da poco il regime sovietico, però voglio dire, probabilmente c'era ancora un'abitudine a trattare le cose, in un certo modo. Certo. Sì. E allora. se lui cerca il mio cognome e Fozana c'è appunto il lavoro, questo numero speciale della American Meteorological Society, che mi, cap mi capitò poi di essere l'editor di, di questo numero speciale, che contiene anche un mio articolo. Non è bello nella scienza fare l'editor di un numero speciale dove c'è anche un tuo articolo. Ah, giustamente, giustamente va bene, va bene. C'è sì, un conflitto così. di interessi. Non sta bene, ecco, però, <ride> va bene. Oh erano le uniche misure no. che c'erano di, di questo hai fatto anche questo E va bene l'abbiamo scoperto eh. senti allora <ride> facciamo fare qualche domanda uh, per il caro clivio caro clivio allora vediamo un po' voi non vi siete accorti di, forse di nulla ma mi si spenta la luce a sinistra perché sono dieci minuti che il gatto e il cane si inseguono come pazzi e saltano <ride> da tutte le parti io ho paura che salgono sul computer e non posso manco urlare per cacciarli allora Mm, vediamo un po', saliamo su perché ci sono stati diversi commenti. Sono fatti hanno fatto i complimenti per il percorso logico. Allora, questo l'abbiamo visto. Tagli gli gnocchi, allora, eh? esistono altri recettori del virus oltre ad ACE2? Cinzia Grazioli, Cinzia Grazioli sì, è. Eh, eh. Questo, questo bisogna vederlo, nel senso che. Oh, ma stai bene, stasera, eh? No, no stasera. Eh? Non ci no, no, no. Te Cinzia, te. Cinzia è dell'Università di Milano, è, sì. è una persona notevole. Eh, sta facendo un grande lavoro di, con, con eh, il Cusmi Bio, che, che si occupa di eh, divulgare l'informazione di biologia tra gli studenti anche delle sì. scuole superiori, quindi è molto, molto. anzi, eh, voglio segnalare questo lavoro che fa. Sì. E, e, e um, uh, sembra che ci siano. Potrebbero esserci dei recettori che sono più specifici per, per degli zuccheri che sono presenti sulla superficie del virus. Però uh, non è ancora pubblicato uh, ci sono dei suggerimenti in questo senso, uh, però i, per il momento i recettori più importanti che sono dimostrati sperimentalmente sono, sono questi due: cioè ACE e TMPRSS2. Okay. A proposito di zuccheri, io ricordo che Mariella Vivoli, la nostra ricercatrice che sta in uh, Inghilterra, uh, però per batteri e cose così, si lavora proprio per, sugli zuccheri. Mi è rimasta sì, questa certo, cosa in certo. testa. Magari, no, perché, per sai, giornata. Il, 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 no, il discorso è questo: il discorso è che tutte queste proteine che stanno sulla superficie del virus e così come anche il recettore eh, AC2 e il TMPRSS2. Sì. sono glicoproteine cioè sono proteine che sono fatte di amminoacidi e di zuccheri sì. e mh, molte volte lo zucchero può avere una preponderanza diciamo sulla, sulla, uh, sul legame tra la chiave e la serratura okay, e quindi okay. eh, per questo è, che è importante che quando si fanno dei vaccini ricombinanti bisogna farli in cellule umane perché uh, solo le cellule umane fanno questa glicosilazione cioè aggiungono degli zuccheri Solo le cellule superiori, non solo umane, anche di topo, anche di insetto, eh? Sì, eh, okay. però non, non i batteri, eh, non le cellule batteriche. E quindi, eh, se vogliamo che funzionino eh, gli anticorpi, che magari riconoscono anche un pezzetto di zucchero, bisogna fare, che, fare in modo che il vaccino eh, sia prodotto in cellule superiori, quindi in cellule che sono capaci di fare questa glipositazione. Allora, un'altra domanda. Ottima a domanda. Eh, a... Ciao, Teo. Ti voglio bene, Cico. no, scusa, mi sono sbagliato. <ride> allora, uh, ciao Teo, ti ricordi del Vision di Foligno? Sono Cinzia Grazioli. Del Vision? Vision di, di Foligno. Ah, Foligno? Sì, Foligno. Si vede è un evento, penso vi siete conosciuti a questo evento. Credo. Ah, sì, 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 ok. okay. Eh, okay. Era, era il festival... Sì, penso di sì. Penso festival di sì, della sì. scienza di Foligno. Sì. Allora, invece per Clivio... Uh, che cosa mi può dire del EIDD-2801? A quando il suo utilizzo, grazie. che uh, cos'è il 2801 è, è, è una molecola, eh, penso che si riferisca a una ma certa quantità il cellulare sotto sotto, cioè giusto per capirci. No, 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 eh, ho capito, ma deve essere una di queste molecole che sono degli inibitori della proteasi. Sono tutti sotto studio, diciamo, e eh, l'unico problema è che devono cercare di cambiare la solubilità di queste molecole qui. Okay. Eh, è una piccola molecola che, che dovrebbe interferire, diciamo, con... Eh, non, so se, non mi ricordo in questo momento se è contro la proteasi di, di eh, COV2 o se è contro l'eronea polimerasi. <coughs> Però la sostanza è questa, è che tutte queste molecole sono attualmente in studio e funzionano molto bene in un ambito tra 1 micromolare e 10 micromolare, eh, che, che si cerca diciamo di migliorare un pochino, anche rendendoli un pochino più solubili, perché sono tutte sostanze che hanno un, un grado di idrofobicità molto alto, quindi eh, i chimici, per questo ti chiedevo ieri se c'era qualche chimico, perché è, è interessante no, no, cioè, sapere cioè, che loro cioè. fanno questo tipo di, Modifiche, diciamo su una, su una molecola che ha già un po' di attività, cercano di renderla ancora più attiva okay. e quindi fanno delle modificazioni per vedere se magari si scioglie meglio, se eh, penetra meglio nelle cellule, se attraversa meglio le membrane che sono diciamo di, fatti di lipidi, cioè di grassi. Sì. E, e quindi cercano di manipolare, diciamo, chimicamente queste molecole in modo tale che la stessa lo Stesso farmaco possa essere un po' più solubile e in questo processo naturalmente si perde un po' di tempo, quindi eh, dipende, dipende un po' da quanto tempo ci mettono a fare, diciamo, delle modifiche a verificare che queste modifiche non distruggano l'attività antivirale del composto. Ok. manna ti chiede invece se esiste una correlazione tra ACE2 e pazienti cardiopatici, l'assunzione di eparina. Può avere un ruolo fondamentale nelle persone cardiopatiche affette da COVID? Uh, la correlazione non è tra ACE2, ma è tra ACE e cardiopatici. Perché se eh, la, la figura, in una, nella figura, nella seconda diapositiva che, che avevamo visto, era eh, ACE quello che è coinvolto diciamo, nel danno tissutale. Okay? Non mandata la figura. Eh. Ecco, se tu guardi nella parte destra c'è ACE che è in, in rosa, diciamo è, è, sì. perché agisce sul recettore dell'angiotensina e l'angiotensina è che, quella, che, quella che restringe i vasi e quindi aumenta la pressione. È un cardiopatico, eh, in un cardiopatico questo può essere, può essere deleterio. Quindi il sì. trattamento con ACE2 che in realtà devia eh, l'infiammazione verso la parte benigna, diciamo. Eh, dovrebbe proteggere, ok. Allora, vediamo un'altra. Un uh, risposta. che ci siamo secondo uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Università della Carolina del Nord, USA, l'antivirale, chiamato questo di prima, è riuscito a bloccare nei primi test l'infezione che causa il coronavirus nelle cellule polmonari umane e via respiratorio. Ah, ah, no, allora si, allora si tratta di uno che inibisce la fusione. Okay. La fusione delle membrane, sì. Ah ok, ok. Perché eh, no, finisco... se mi dà una sigla, io, le sigle, io per le sigle ho un'allergia a... Certo, quindi ti finisco posto. Questo sì, farmaco sì. orale ad ampio spettro può aiutare a controllare e trattare SARS-CoV-2, MERS-CoV, SARS-CoV e altri coronavirus. Se aggiunge nella ricerca, pubblicato un discorso sulla rivista Science. Eh, eh, devo vedere perché ce ne sono tantissime di queste molecole qui, e tutte sì. hanno una sigla e non hanno ancora un nome. Io per le sì. sigle ho davvero molta, molta avversità, e, ehm, però tutte essenzialmente, qualunque molecola che sia che riconosca un bersaglio che c'è nel virus e non c'è nell'uomo, è una molecola che va indagata bene, nel senso che va utilizzata e va. Ma visto come si può renderla, diciamo, più attiva o più capace di entrare. E quindi eh, la, la rivista, cre, credo che allora sia proprio quella della proteasi, perché ce n'è anche uno che impedisce: diciamo, eh, il fatto che quando il virus deve entrare nella cellula, si deve fondere la sua membrana con quella della cellula. e Quindi anche lì ci sono delle molecole che sono capaci di inibire quel processo. E quindi fa parte diciamo, di quei farmaci che possono inibire. La, uh, il contatto tra il virus e la cellula. Eh, ok, Teo so. okay. per chiudere con te. Uh, ci siamo detti che si stava già chiudendo la, questo buco nello zono al nord quando stiamo tranquilli? No, stiamo tranquilli, tra poco. Però, tra poco, voglio dire, sì. praticamente si chiuderà. Vediamo che durante le, con l'evoluzione della stagione, questo buco si chiude, però rincomincia, eh. E questo è un eh, fatto. Eh, dicevi tu, eh, Pulsante. Sì, il rigolo. Se il prossimo inverno ci sarà un vortice forte come quest'anno, si torna a formare. Se sarà un vortice più debole, probabilmente avrà dimensioni ridotte o non si formerà. Ma eh, è, in quei eh, territori eh, sono guai? In quei territori, eh, lì dove si apre, è un guaio per chi opera. No, per chi sta, quando c'è il buco per chi ci sta sotto, sì, perché c'è il problema di una più alta dose. Di ira, di forza, mm. esatto. sì. Ma di, di che quantità stiamo parlando? Cioè, oggi ne prendo uno, in questa situazione ne prendo 10.000, qual è la, la proporzione? Nella componente solare, quel pezzo di ultravioletto lì, in realtà in termini di watt per metro quadro è basso. Il problema è che sono, è la loro frequenza. Ah, ok, sono spiega molto... bene ai chi ascolta. <coughs> Cambia poco dal punto di vista de dell'ultravioletto, Cioè eh, se lo potessi vedere non è che lo vedrei più luminoso del, del rosso, del verde, dei colori. Sì, è la loro frequenza che, e qua però è Alberto che ce lo può raccontare ancora meglio, sì. che va a sulle sue adenine, timine, guanine, citosine, le certo. spacca da qualche parte e quello che viene fuori tu non sai cos'è perché ti si forma un altro aminoacido che se ha la sfortuna di essere stato colpito nel posto sbagliato sì. ha delle modifiche che possono essere preoccupanti. Sì, perché l'effetto delle, sì, delle radiazioni ultraviolette sul, sul materiale biologico è ben descritto, nel senso che eh, ci sono dei danni diretti anche al DNA da parte di eh, ultravioletti ad alta frequenza, che sono quelli che, che hanno più energia, diciamo, che hanno più maggiore penetra penetrazione sì. e che quindi possono eh, creare Pondere o scindere dei legami. Dei legami okay? e, e, così come naturalmente quando noi eh, prendiamo queste lampade che hanno l'UVA, no? perché sono sì. quelle meno potenti, vanno bene per abbronzarsi, ma non devono esserci l'UVB, neanche gli ultra, eh, quelle sono pericolose perché, perché possono creare ustioni, possono dare danni, danni eh, che al DNA quindi possono essere cancerogene e cose di questo tipo e quindi uh, dipende molto dalla loro frequenza più che come dice giustamente Teo che dalla quantità ok? okay. Vabbè, quindi abbiamo scoperto che guarda se lo vuoi vedere c'è una macchiolina chiara qua scusa sì. Sì, sì. questo è stato uno spinaglioma che mi è stato tolto e Caso strano, mi è venuto dopo che adesso shell mi ero completamente bruciato perché ero stato al sole per fare misure su una nave, per <ride> mettere in sicurezza voi altri con sta storia del buco dell'ozono zona dicendo, e mi è venuto un piccolo tumorino della pelle che, per fortuna, per ma sue forse. caratteristiche, è mh, cattivo, ma rimane limitato. È una cosa e certo. eh, non si scherza, perché eh. può andare bene, e può andare peggio. E quindi sono quelle situazioni, eh, scusami Clivio, è sì. lì la, come si dice, la casualità, è sempre sì. è, è una, un tiro alla slot machine. Esatto, sì, sì. Okay. Eh, eh, diciamo che, che eh, probabilmente se non ci fossero state queste radiazioni non si sarebbe neanche evoluto la vita, perché, perché per evolversi la vita ha bisogno di variabilità, quindi bisogna sì. in qualche rompere, maniera rompere, eh, rompere, sì, creare sì, sì, variabilità, rompere. vuol dire creare... Eh, fare mutazioni che, che in qualche maniera cambiano. quindi... E vedi, eh, e vedi che torna, che la vita è una rottura. No, la vita è, 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 <ride> diciamo, è una combinazione tra caso e necessità, no? come eh, diceva Jacques Monod. Eh. Va bene. Allora, siamo di... Scusami, ripeti? La vita, per sua definizione, non è mai in uno stato di equilibrio. E questo è importante perché oggi si parla di stequilibrio, ma in realtà lo sviluppo della vita è in uno stadio dove hai un continuo sviluppo d'entropia e non sei mai in una situazione di equilibrio. E cari voi qui. che non avete lavoro, ecco, siate felici perché il precariato è parte della vita, l'abbiamo capita la storia, vabbè. Allora, cari signori, ci siamo, grazie Teo Gheorgadis del IBCNR, quindi istituto per... La Bioeconomia del Centro Nazionale di Ricerche CNR. Salutiamo anche Marco Ferrazzoli che ci segue e eh, adesso pubblicherà anche quest'altra nostra puntata con l'Ufficio Stampa. Ciao Teo, buona cena. Ciao Teo, ciao a voi, ciao, ciao, ciao. caro Alberto. Ci siamo, salutiamo tutti, Bene. quanti è stata un'altra bella serata. Eh, sì, abbiamo sentito sì, sì. la storia del buco dell'ozono e eh, eh, sì. le implicazioni. Abbiamo Molto rivisto... interessante queste fasce di comfort dove si mette l'amico nostro lì e si sposta sopra e sotto in quella striscia <ride> che abbiamo visto e anche la tua ecco un'altra lezione importante e domani che c'è in testa qualcosa domani? Eh, sì qualcosina probabilmente <coughs> vedere un po' che cosa sta succedendo con questi test eh, sugli anticorpi perché sarà una cosa che, che diventa importante in futuro eh, perché sarà assolutamente necessario sapere quanti sono quelle, le persone che sono protette. Ok, quindi parli sempre di test perché serologici. Perché adesso che... che Come? Test serologici parli sempre, no? Eh sì, perché, perché di... adesso che state, adesso che voi state per aprire, diciamo, eh, c'è un problema, no? Del ritorno alla vita cosiddetta normale. Eh, <coughs> eh, perché non sappiamo tutta la gente che che è rimasta in quarantena eh, e che non, non si è esposta quindi a nessun tipo di, 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 di virus, um, non si è esposta almeno al COV2, certo? Non ha anticorpi, e quindi eh, in questo momento bisogna vedere quanti di quelli che si sono esposti hanno anticorpi e se hanno anticorpi neutralizzanti, se sono ancora infettivi o meno. E quindi. Eh, anche valutare perché nonostante quello che dice Davide Tosi eh, sembra che il numero di persone eh, diciamo positive per il virus sia molto più elevato di quello che che dicono i numeri ufficiali sì sì, <coughs> sì. Sì, sì sì ma è probabile eh, che stanno, st sì stanno uscendo dei lavori che dicono questo okay? e quindi bisognerà in ogni caso Stare attenti a, questo, a questa componente perché eh, può darsi che, io spero che questo sia vero: nel senso che questo significa che il coefficiente R con 0 potrebbe scendere al di sotto di 1, davvero, anche in realtà, non solo tra i casi diciamo, ufficialmente sì. noti. Perché, più le persone sono immunizzate, più persone ci sono immunizzate. Più si abbassa il coefficiente R0 che misura diciamo, la probabilità che il virus si diffonda. Certo, perché qua mm. bisogna stare attenti perché eh, ritornare in circolazione tutti eh, senza sì. essere coperti da nulla è che, sia, e che eh, ricomincia sì. la storia, rifacciamo la storia di prima e poi certo. diventa davvero complicato. Va bene. Ma penso sia importante affrontarlo questo discorso. E adesso vedrò, vedrò che cosa posso fare. Eh, ho già visto delle cose, diciamo, quindi penso che oggi cercherò più in dettaglio qualcosa di, di questo sì, tipo, capire posso, il giorno che, possa che usciremo, sì. capire quando perché metteremo... Perché so che molti, molti di questi test che ci sono stati finora sono inattendibili, perché danno reattività crociata con altri coronavirus. E ah, quindi, ah. quindi non e indicano il nostro, la presenza... Beh, sì, perché guarda, c'è a Zurigo un professore italiano, diciamo, che, che lavora, a, presso, lavora a Zurigo, che eh, sembra che sia eh, l'unica persona che ha una proteina ricombinante che è veramente specifica per, per Cov2. E quando lo mm. sentiamo? Quando lo senti che lo portiamo in trasmissione? È, è molto impegnato. Spero, spero che, che... Sì, si chiama Adriano Aguzzi. Sì. Potrebbe, potrebbe, diciamo, se, se fosse disponibile, spero di sì. Proverò a sentirlo. Eh? Beh, aguzziamo l'ingegno, vieni nella migliore trasmissione. <ride> vieni qua, caro Adriano. Quasi fa la storia, e qua si racconta... è quasi la È una persona molto, molto, eh, molto, intelligente, fa un lavoro molto bello. diciamo. Quindi, okay, quindi l'Università di Zurigo, va bene. Sì. Allora, caro, carissimo, oggi abbiamo introdotto anche la scienza secondo Arianna. Bellissimo, secondo me è bellissimo. una cosa <ride> che pensavo da tanto tempo perché Arianna mi dice sempre papà io voglio il canale e eh, eh che sì. canale vuoi eh, il canale del, del tevere ma dove do do che vuoi fare alla tua età no io voglio spiegare le cose voglio spiegare eh, Beh, ma sai, che, sai che Renato, Renato sai che c'è <coughs> la figlia di un mio amico eh, c'è questa... sempre la poesia eh, in sospeso eh, è quella non no, la no poesia è, è un, un, una favola è, un momento giusto. Al momento è una favola questo. Sì. Mm. al momento giusto la facciamo quella favola. Dobbiamo okay. fare la puntata per i bambini. Per i bambini, sì. Sì, sì deve, essere deve essere specifica. Va bene? Sì. Okay. Allora, carissimo, un abbraccio, buona, buon pranzo, giusto? Che ciao a tutti, sono... Renato, grazie mille altrettanto. Buona che cena. Grazie, quindi. grazie. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. A tutti grazie. Allora, signori, è finita la diciassettesima puntata su 18 giorni del nostro... Uh, quiz eh, il nostro quiz scienza stavo pensando a una vecchia cosa che mi ero inventato che vi proporrò anche qui il quiz, quiz scienza social che è stato in un periodo della mia vita uh, è stata una cosa rivoluzionaria anche quella ma la faremo anche qui e coinvolgeremo istituti, tutti quanti in, questa, in questo pazzo mondo di scienza show che invece è rigorosamente scientifico perché tutto quello che voi seguite è basato su pubblicazioni recenti, addirittura poche ore prima, qualche volta è capitato, eh, che potete trovare indicate nella, nel post. Quindi ci sono tutte le coordinate per risalire allo specifico, alla specifica pubblic pubblicazione scientifica che è stata trattata in questa trasmissione, e che magari non ve ne accorgete perché noi la trattiamo in una maniera morbida e per tutti, se no la nonna di Albert Einstein se ne va. Allora, noi stiamo facendo uno sforzo, lo so che qualche volta siamo sempre, uh, magari anche troppo, troppo uh, scientifici, perché è, è ancora un difetto nostro della trasmissione, ma non è facile eh, è smussare questi aspetti in generale. È un lavoro che richiede tanto, 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 tanto tempo. Di solito queste cose si fanno con redazioni di 5-6 persone, più la segretaria. Più i cameraman, più i registi, più quelli che vanno fuori a fare i servizi. E eh? qui ci siamo. Io e Clivio. Clivio e io. Ok? La mente eh, sul COVID-19, sulla malattia eh, respiratoria che è la COVID-19, e SARS -CoV -2, il SARS-CoV-2, che invece il virus che è. Il coronavirus che eh, la provoca e quindi è tutto difficile è tutto complicato ma noi ci stiamo riuscendo anche perché smusso io smussa clivio smussa georgatis smussa tosi smussa quella del, della humanitas smussa quella di magna grecia insomma cerchiamo di fare il meglio possibile per tutti quanti voi detto questo io quasi quasi ho fame mia moglie mi sta aspettando e intanto vado a prendere cane e gatto che fino adesso hanno giocato sotto i miei piedi, mi hanno fatto spegnere pure la luce e li vado a mazziare. Allora, buona serata a tutti. A domani con Scienza Show. E chi non c'è, ormai lo sapete, è un complottista.